di maggio 2017 nella location San Lorenzo de Treia, nel locale che si chiama Vendesi Affittasi. Abbiamo il nostro tester di eccezione, il nostro tester di eccezione che scende da un Bros con la Specialized per salire oggi su uno Shimano e un Bosch. Bros usato era. Bros usato. Ci dica le sue impressioni. Qui alla telecamera. Io faccio un bel sorriso. Shimano meglio detta bene. È più lineare, perfetto, va su. In salita. Coso se blocca parte tu. È un po' più irruento. Sì, sì. A te piace la donna un po' più morbida. Deve essere sciolta. Deve essere morbida. Mi dica, l'entrata com'è? L'entrata in curva. No, le forcelle sono totali diverse. La prima forcella. Quindi siamo. Ma le forcelle si mettono, si cambiano più facilmente delle certo, mogli. Certo. E soprattutto più economicamente delle mogli. Non so, l'autonomia di batteria è 502, beh. 504 la Shimano. Certo. Tutte e due. Perfetto. Autonomia di batteria la Kettler forse ne fai anche di più di perché è più leggera come. A parte questo, il cambio elettronico che è la novità. Una figata, cioè, no. Cioè sembra di stare insieme a Vettel a bordo sopra le gambe facile. Di Vettel e cambia le via, metto la mezzo, via. Se è piena significa che carica, però se la memoria è esaurita non ti resiste un cazzo perché hai tutti i video dell'altra volta ancora. Devi cancellarmi i video ogni volta che li finisci. Ma da 2004? Ah, può essere che c'è, che ci sta. Che hai detto? Questo è un video guida per come tenere uno zaino in mountain bike. Dopo un bel giro ci rinfreschiamo con una buonissima birra. Ragazzi, oggi siamo veramente divertiti, siamo stati un bel gruppo e niente, peccato che Gianni che niente, mi lascia sempre, mi abbandona, neanche mi considera quello. No. Gianni. Panza all'aria e pelle.